progetto dei candidati sindaci, se ci sarà la possibilità di trovare dei punti di convergenza. A volte si potranno concludere gli apparentamenti, molto spesso si saranno degli accordi sui programmi fatti in maniera trasparente alla luce del sole. Voglio ribadire che a Monza noi guadagniamo rispetto appunto al passato, sia come Partito Democratico sia come candidato sindaco, mentre evidentemente perdiamo a Como e a Lodi, come le situazioni che sottolineavo prima. Ricordo comunque anche a Como l'altra volta, seppur abbiamo stravinto poi al ballottaggio in un clima completamente diverso dall'attuale, prendemmo il 35% al primo turno, e stiamo parlando di un radicamento del centro-sinistra che è sempre stato intorno a quella cifra. Se noi mettiamo insieme i risultati di Traglio e degli altri candidati di sinistra che erano presenti, non siamo lontani da quei risultati, anzi andiamo un po' sopra. Quindi in quel caso a Como il lavoro che dovremmo fare è di tenere insieme la coalizione di centrosinistra, mobilitarli e riportarli al voto ed è il lavoro che indubbiamente faremo. Dopodiché non ci nascondiamo dietro un dito, in alcuni casi il PD è andato meglio, in alcuni casi è andato meno bene, però siamo quasi dappertutto il primo partito. Poi mi taccio, sei contento di Sesto? Ma Sesto, Per la prima volta, credo dal 94, Sesto è contendibile dal centro-destra. intanto anche 5 anni fa, comunque tutti i comuni che abbiamo vinto li abbiamo vinti al ballottaggio, quindi al di là del singolo risultato delle singole liste, la situazione non è tanto dissimile rispetto a quella di 5 anni fa. Non sono così d'accordo che non ci sia margine di espansione anche rispetto a un elettorato che ha votato altre liste. Penso che ci sia stata una fuoriuscita di voto dal Movimento 5 Stelle verso la Lega, anche se non ho dati precisi, però ho l'impressione che questo ci sia dato e quindi credo anche che ci sia una parte del voto del Movimento 5 Stelle che potrebbe sostenere i nostri candidati. Quindi io sinceramente sono soddisfatto, anche se penso che le settimane decisive siano queste, molte persone decidono sul voto proprio anche nelle settimane del ballottaggio e credo che le persone che abbiamo su in campo, a partire da Monica Chittò, visto che c'è la domanda su Sesto e tutti gli altri candidati sindaci, sono le persone più adeguate, più competenti per riuscire a vincere i ballottaggi. Allora, faccio io una domanda. Questa mattina Matteo Salvini in conferenza stampa ha detto che dal suo punto di vista politicamente chi ha veramente perso non è Grillo ma Renzi. Vorrei un vostro commento su questo. Avevo già risposto prima a Toninelli, è arrivato che le elezioni amministrative sono partite, si fanno in due tempi, dovrebbe stare attento Salvini a non fare questo errore. Il primo tempo si è concluso ieri sera, adesso inizia il secondo tempo e al secondo tempo cambia lo schema di gioco perché sono partite a due, contano i profili dei candidati e i progetti che sanno mettere in campo, quindi sarei più prudente se fossi Salvini, anche perché andiamo al ballottaggio in quasi tutte le realtà lombarde, quindi il centro-sinistra c'è, ha dei margini ancora di espansione, di recupero e prenderemo cara la pelle fino alla fine per dare qualche sorpresa negativa a Salvini il 25 giugno. Da un punto di vista invece politico, questo voto indica, come dire, una volontà da parte di chi si è recato alle urne di avere un quadro, diciamo così, sulla legge elettorale più vicino a un'idea maggioritaria che non proporzionale, secondo voi? Diciamo che il dibattito della legge elettorale non ha Cioè, aiutato. fatto fuori i 5 Stelle, in qualche modo, detto in Non ha maniera aiutato perché brutale. non ho mai visto una campagna elettorale non raccontata dai media nazionali come questa sulle elezioni amministrative. Scomparsa, se avete visto, dalle agende politiche il tema delle elezioni amministrative. Questo è un pezzo di astensione deriva da lì e un pezzo perché il dibattito sulla legge elettorale ha anche un secondo effetto che è quello che evidentemente quando devi costruire le regole del gioco devi mettere insieme attori diversi che provano a trovare dei punti d'accordo e questo non è mai, voglio dire, appealing, affascinante per l'elettorato e quindi questo sicuramente ha inciso, a mio avviso, sulla partecipazione. Dopodiché sono due modelli differenti, lo sappiamo che c'è il maggioritario sulle elezioni comunali, quindi bisogna essere capaci di allargare e di tenere insieme. Nel 2012 il centro-sinistra veniva dalle esperienze di coalizione molto, molto radicate.